Matti, per il calcio, un campionato nazionale unico si svolge a Cesenatico. In campo scendono persone con disagio, familiari e medici dei centri di salute mentale. Tra passaggi e tiri in porta come terapia. È andato a vederlo l'inviato Pier Damiani d'Agata. Abbiamo rispetto ovviamente per gli avversari, ci proviamo. Rispetto per tutti e paura per nessuno. Rispetto per chiunque possa sembrare diverso, contro pregiudizi e discriminazioni. E questa è la motivazione che da 14 anni porta avanti Matti per il calcio, il campionato nazionale di calcio a 7 giocato dagli utenti dei dipartimenti di salute mentale. Come va, coach? La vedo molto dura. Siamo in finale, nello scenario di Gatteo a Mare, Patria Romagnola dei Casadei. La squadra a terzo tempo di Torino affronta il Vapensiero di Parma. Ottima forma lei, eh? Più o meno, pancia del Buddha. Durante 40 minuti di passione tattica, l'agonismo sportivo diventa terapia. L'essenza dello sport sociale, lo sport per il benessere psicofisico delle persone, lo sport come promozione della salute. La partita finisce in pareggio, ma dal dischetto dei rigori a spuntarla è il terzo tempo di Torino. Riuscire a farli giocare in campo e a rendere, nonostante delle terapie anche molto pesanti, avere la voglia per loro di mettere la testa di venire 3 giorni qua. Questa per noi non è una banalità, è già una vittoria. Viene percepita che se tu vai dallo psicologo non sei una persona fuori di testa, ecco, e quindi dobbiamo far capire alle persone che non è così, che dallo psicologo si va per risolvere problemi, non perché si è pazzi.